Questa storia quasi vera accadeva in Italia nell'anno 1529, quando Carlo V di Spagna, vincitore nella guerra contro Francesco I di Valois, veniva incoronato imperatore a Bologna da Papa Clemente VII. Ma con la fine della guerra, sciolte le truppe mercenarie, capitani e avventurieri al comando di orde di soldati, i famosi lanzichenecchi, si erano dati a scorrere e predare le campagne d'Italia o si erano arroccati nei castelli al servizio di qualche nobile timoroso. Nel frattempo, i corsari saraceni salpavano con le loro navi per scorribande e razzie sulle coste del Tirreno. Già te ne vai via? Ci rivedremo. Ti auguro di trovare l'uomo che cerchi e che si finisca così di vagabondare di castello in castello. Lo troverò, vedrai. Speravo che si fermassero ancora qualche giorno alla taverna. Sì, è gente simpatica. Di questi tempi non se ne vede molta. Vanno al castello? Sì. Gente, si avvicina al castello! Eccellenza, io sono un povero astrologo che bussa umilmente alla vostra porta. A me è concesso conoscere i misteri degli astri e della terra. So tutto dell'universo e del destino degli uomini. Vi dirò del futuro e dell'amore, della fortuna delle armi, degli amici, dei nemici. Tutto vi dirò e vi allieterò, narrandovi le storie delle corti d'Europa. Andate via! Non c'è posto qui per vagabondi e per cialtroni. Oggi Venere vi è ostile, capitano, e Mercurio vi adombra con la sua ira. Mai nessun castello mi ha rifiutato asilo e onori. La taverna del borgo è il posto che fa per voi. Presto, o vi farò bastonare. Ehi, se c'è anche scritto su Mercurio che è giorno di legnate, è meglio non insistere. No, non c'è scritto. Altre due frottole ci aprirà la porta e ci tratterà con tutti gli onori. Se fra un minuto sarete ancora qui, non vi darò il tempo di pentirvene. Capitano! Fate aprire la porta e che costoro siano ospitati. Aprite la porta. Thank you.
fare! Muovetevi! Inseguiamolo, presto! Ai cavalli! Succedono qui. Quello che ha tentato stanotte di uccidere il capitano doveva avere un motivo. Che tipo è? Un ragazzo. E ciò è ancora più misterioso, sì. Ah, ma vedrete che il capitano lo farà parlare. Ci credo, poveretto. A proposito del capitano, voi spendete troppo, Mastro Anselmo. Questi lanzichenecchi mangiano esageratamente. Bisogna risparmiare. Ma... io faccio il possibile, signor barone. Con i pochi soldi che mi date... Pochi? Però ne avete tanti da comprare una lama di acciaio di Toledo per il signor capitano. Stando al nostro contratto, le armi a suo carico, il mantenimento tocca a me. Feriti e morti al 50%. Inoltre... ricordatevi che prima di me in questo castello non avete mai avuto al vostro servizio un vero capitano e dei veri soldati. Capitano De Carmona, cosa dite? Io, anzi... non... non dimenticate, barone, che io sono stato al servizio del grande imperatore Carlo V e che con i miei lanzichenecchi, i migliori dell'armata di von Frinsberg, ho combattuto contro Francesco I alla battaglia di Pavia. Ah, Pavia. Bella città, molto ben fortificata. A proposito, vorrei ricordarvi che la scorta di polvere per i cannoni è quasi esaurita. No, io non compro più niente. Voi siete abituato al servizio di Carlo V, che è re di Spagna, imperatore e tante altre belle cose. Lui può fare la guerra, io no. Le guerre costano. Cosa c'entrano le guerre? Un castello è sempre alla mercé di qualcuno. Già. Quell'uomo che ieri notte si è introdotto nelle mura voleva uccidere me solo o anche voi. Come vedete ci vuole polvere. Polvere per i cannoni. Perché? Voi vorreste prendere quel ragazzo a cannonate? Perché volevi uccidere il capitano? Chi ti ha mandato? Parla, chi sei? Parla. Parla! Vuoi parlare? Parlerò! Il capitano... è lui solo. Che ne dite dei miei innesti di rose? Non sono meravigliosi? Non credete che più che delle rose dovreste preoccuparvi dei cannoni? A parte la mancanza di polvere, sono vecchi e malandati. Ma il botto lo fa. Vi dimenticate troppo spesso che sono un castellano povero. Anzi, vi faccio presente che se mirate a sposare mia nipote, non farete certo un grande affare. Mia nipote non avrà uno scudo di dote. Ma erediterà il castello. Oh, è vecchio e tarlato. E poi, solo alla mia morte. Non ho fretta. Capitano, il prigioniero vuole parlare. Ma a voi soltanto. Capitano Alonso de Carmona è qui per ascoltarti. Allora, non mi riconosci dunque, Ugo von Berg? Cosa hai detto? Lascialo. Quando mi gettasti in prigione, ero un ragazzo. Ma ti riconosco anche se hai mutato nome. Sei un assassino! Capitano, devo finirlo. No, torturalo. Deve parlare. Conosce il mio vero nome e devo sapere chi è.
Staffetta speciale della Casa Reale di Spagna, ho l'onore di annunciarvi che l'infanta Caterina, sorella del nostro amatissimo sovrano Carlo V, si degnerà sostare domani nel vostro castello con il suo seguito. L'infanta Caterina? Oh, Dio mio, ma cosa ho fatto per meritare tale onore? E quante persone Sua Grazia porterà con sé? Accompagnano Sua Grazia la Marchesa de Gredos, il Visconte di Gand, e inoltre un ufficiale, un cocchiere e 10 cavalieri della sua scorta. Ah, magnifico. Veramente io avrei un impegno a... A Firenze. Già, a Firenze. Riferite a Sua Grazia che il barone Don Alfonso di Camerlata sarà onorato di accoglierla nel suo castello. Sua Grazia non ne aveva dubitato. Infatti mi ha ordinato di attenderla qui. Che rovina, quante persone. Bisogna avvertire subito mia nipote. Dov'è? Non lo so. È con le sue ancelle ad ascoltare quel ciarlatano. L'avvertirò io stesso. C'erano due cuori innamorati che da secoli si cercavano nel cielo finché si incontrarono. Credetemi, baronessina Angela, l'urto fu tale che si ruppero in tante briciole e sparse nel cielo, ognuna di esse una stella. È meraviglioso. Sì, se fosse vero. Ah, com'è vero che sono qui. E quante storie, sono tutte sciocchezze. Ah sì? Quando siete nata? Il 23 aprile. Ma perché? Che cosa significa? Tutto. Taurus, il toro, molto arrogante, chiacchierona con tendenza al pettegolezzo. Geltrude, te l'ha fatta! Approfittate dei miei capelli bianchi. Ma che cosa fate? Questa è la lozione per i miei capelli. Speravo che ci avreste raccontato qualche bella storia. Qualsiasi cosa per voi. Il mio amico vi accontenterà. Vi racconterò la storia del corsaro Nadir, il Krim e di come domina il mare. Ah, questo dominio non durerà a lungo. Le navi del pontefice gli stanno dando la caccia. Ah, nessuno lo catturerà mai. Dicono che non sia un uomo, ma un mostro camuffato. E chi lo dice? Tutti quelli che l'hanno affrontato. Non può essere. I morti non parlano. Ad ogni modo, non mi sembra questa la storia più adatta per delle giovani fanciulle. Ben detto. Le fanciulle non amano le storie di corsari. Amore, quello sì. Angela, cantaci quella canzone che fa Magica notte. Oh, no. Ma sì. No. Angela, sii buona. Cantecela. Sì, Angela, cantate per noi. Coraggio. Su. La conoscete? Beh, tenterò degli accordi. Non dovrebbe essere difficile andare d'accordo con voi. Mi piace interrompere una così bella riunione, ma ho una notizia importante per voi. Sua Grazia l'infanta Caterina d'Austria, sorella dell'imperatore Carlo V di Spagna, giungerà domani al castello. È in viaggio verso Roma con il suo seguito. L'infanta Caterina viene da Madrid? Chissà quante novità ci porterà. Avrà abiti stupendi, ne copierò qualcuno. E ci saranno feste e banchetti. Certamente. E molto, molto lavoro per tutte. Su, ragazze, andiamo, raccogliete la vostra roba. Spero che la notizia vi faccia piacere. Almeno vedremo qualche persona nuova al castello. Dovreste affezionarvi di più a coloro che vi circondano. A voi, per esempio. Conoscete i miei sentimenti. Anche troppo bene. Vostro zio desidera che non si perda tempo. È necessario che tutto sia in ordine per l'arrivo di Sua Grazia. In quanto a voi, vi consiglio di andarvene. Non siamo tutti così ospitali come Madamigella Angela. Oh, che peccato. La duchessa. Mi sarebbe piaciuto conoscerla. E dicono sia molto bella, eh? Come vi permettete? Perché è brutta.
Se non foste ospiti, vi darei una lezione. Ma lo sono. E anche voi, capitano. Vogliate comportarvi adeguatamente. Spero che perdonerete le sue brutte maniere. Deve essere stato concepito sotto il segno del mulo. Su via, ragazze, svelte, andiamo. Come mai non siete uscito con gli altri? Oh, non potevo lasciare una bella fanciulla triste e sola. Non sono più triste ormai. Le vostre storie mi hanno distratta. Sarei più portato a credervi se non vi avessi osservata mentre cantavate. I vostri occhi vi tradivano. Cos'è che vi turba? Conoscete molte storie, vero? Viaggiando come faccio io è necessario per essere ben accolti. Credevo che essere astrologo bastasse. No, molte persone non credono al loro destino. Voi, per esempio. Oh, io credo nel mio destino. E vi posso anche dire che cosa mi aspetta. Io rimarrò rinchiusa in questo castello col solo desiderio di evadere, di essere libera, come voi. Ma l'essere liberi non è poi così meraviglioso come sembra. Che pensereste se vi dicessi che è contro la mia volontà che sono costretto a vagabondare di continuo? Sempre meno triste che star chiusa qui. Oh, una bella fanciulla come voi non dovrebbe essere triste. Su, coraggio, sorridete per me. È ben poco un sorriso in cambio della vostra comprensione. Oh no, e lo porterò con me in tutte le corti d'Europa. Ma perché andate in giro per il mondo? Beh, cerco un volto per un nome. Una donna? No, no, un uomo. Ma è così importante? Più dell'amore. Ah, ecco. Vorrei che teneste questo, qualcosa che mi ricordi a voi. E sorridete. Sei tu che hai stregato lui o è lui che ha stregato te? Ma che dici, nutrice? Un poeta vagabondo. Non credo neanche sia un astrologo. A me sembra molto simpatico. Geltrude. Io devo andare via di qui. Che cosa ti ha messo in testa quel tipo? Nulla, ma non posso sposare il capitano De Carmona. Mi aiuteresti a fuggire? E per andare dove? Lontano. Forse l'infanta Caterina mi prenderebbe al suo seguito. Ah, sta tranquilla, tutto si risolverà. L'importante è che tu sorrida. Anche tu, Geltrude. Come mi ha detto lui. Alto! Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Ragazzi, guardate che pancione! Perché non ne approfittiamo? Al primo colpo si sdossa! No, via, signori, non abbiamo tempo di giocare ora. Su, andiamocene. Non prima di averti dato la lezione che ti ho promesso. Come dicevo, ci piacerebbe fermarci, ma non abbiamo il tempo. Già, l'astrologia e le armi non vanno d'accordo, eh? Hai mai tenuto un'arma in mano? Deve essere interessante. Attento, ti taglierò le orecchie. Vera! Sei un cialtrone, avrei dovuto frustarti, ma ti basterà la paura. Ti farò vedere io le stelle. Chiedi a Mercurio di proteggerti il fianco! Così! Opla! Oh, taglia però, sono pericolosi questi arnesi. Beh, se ci rincontreremo io spero di fare una figura la migliore. La prossima volta il capitano potrebbe non essere di buon umore. Fa uscire questi cialtroni. E voi cosa fate qui? Avanti, esercizi! Presto, a posto! Pronti?
Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Alto! Destra! Sinistra! Così presto, Nutrici! È già pronto il vestito? Allora, perché non rispondi? Che cosa fate lì? Uscite dalla mia stanza! Vi ordino di uscire subito! Avete capito? Uscite! Perché volete privarmi del piacere di ammirare la vostra bellezza? Un giorno sarete mia moglie. Preferirò rinchiudermi in un convento. Perché mi sfuggite? Fuori! Lasciatemi! Siete belli! Lasciatemi! Capitano! Capitano, se volete un bacio, ve lo do io. Uscite da questa stanza, altrimenti vi accarezzerò la faccia con questo ferro rovente. Vorrei ricordarvi che è meglio avermi amico che nemico. Ora più che mai è necessario che tu lasci il castello al più presto. Cercherò di parlare io alla sorella del re di Spagna domani. Avevo detto di fare economia. Già questo pranzo mi renderà il più povero dei baroni. Ci mancavano anche le cannonate. Vuol dire che spareremo di meno alla prossima guerra. Ringrazio Vostra Altezza per aver voluto onorare il mio castello. Ho sentito parlare molto bene di voi, barone. Mia nipote Angela e il capitano De Carmona, che ha già servito sotto le bandiere dell'imperatore vostro fratello. La marchesa de Gredos e il mio impareggiabile amico, il visconte di Gand. Onorato. Da questa parte, Altezza. E tu cosa ci fai qui? Fila via! Torna alla taverna! E se ti hanno mandato qui a rubare, di ai tuoi che aspettino fuori nelle mura gli avanzi del banchetto! Aragosta del Tirreno con gamberi alla Amalfitana. Pendice di scogliera all'italiana. Magnifico! Fagiani reali arrosto con teste di funghi. Sentite che fragranze. Inebriante. Capretto di pascolo alla castigliana. In vostro onore, Altezza. Grazie. Torta gelata alla siciliana. Meravigliosa! Non abbiamo badato a spese, come vedete. Già, purtroppo. Che cosa sceglie, vostra grazia? Posso avere un uovo sodo? Che avete detto? Un uovo sodo? Ma con... Oh. Mi meraviglierà, ma è il consiglio del medico. Capisco. Peccato. Nicola, un uovo per la duchessa. Un uovo? Sì, un uovo, uno. Un uovo per la duchessa. Nicola. Gradite con letizia. I cibi vi diano piacere e i vini versino la gioia nei vostri cuori. Sia reso onore all'illustrissima ospite, la duchessa...
Infanta Caterina. Infanta Caterina di Spagna e al nostro signore di Camerlata. Salute a voi, dame e cavalieri. Mescete i piedi, avanti. Avanti! Finalmente! Chi mangia? Sei fortunato tu, il ticinese ha troppo da fare per l'arrivo della duchessa e non può occuparsi di te. Ma perché non gli dici tutto quello che sai? Così poi... e avrai finito di soffrire. Che sporco mondo. Questo lo torturano per farlo parlare. Mia moglie bisognava torturarla per farla star zitta. Ho saputo che molti artisti italiani sono ospiti alla corte di Madrid. Apprezzate molto l'arte in Spagna. Sì, ma preferiamo la potenza. Non dimenticate che il nostro è l'impero su cui non tramonta mai il sole. Sono molto sensibile alle prove di amicizia e sono certa che mio fratello, l'imperatore, vorrà tener conto di questa vostra accoglienza. L'imperatore, che volete, con tutto quello che ha da fare. Già, in questo momento Carlo ha dei continui grattacapi con quel nuovo territorio scoperto da quel navigante genovese. Come si chiama? Colombo! Non riesco mai a ricordarmi quel nome. È mai stata laggiù, vostra grazia? Io, no, davvero. È una terra abitata da selvaggi che si vestono coi più strani colori, posseggono tanto oro e ballano danze frenetiche che danno il mal di mare. Francamente credo che quel Colombo abbia fatto male a scoprirlo. Ah, fu una fissazione di mia nonna, Isabella di Castiglia. Non seppe resistere a quel genovese petulante e gli fornì le navi e i mezzi per la sua impresa. Mezzi imponenti, in verità. Oh no, Visconte, siamo sinceri. 3 gusci di noce e poche provviste. Quella terra ci è costata solo 5.000 scudi aragonesi. 5.000 scudi aragonesi? È sempre troppo al cambio. Ma che succede? Sprecano ancora la mia polvere. Vogliono mandarmi in rovina. È un colpo di cannone. Cannone da 8 pollici. Fabbricazione turca. 2 libbre di carica. È un colpo a salto. Dio mio, chi ha sparato? Sono qua io. Ah, non preoccupatevi. Sarà mio fratello che si accapiglia con Francesco I. Come sono noiosi gli uomini quando fanno la guerra. Vostra grazia. Un fatto incredibile. Cosa c'è? Una nave di corsari. Corsari? Barbareschi. È davanti al castello e ci minaccia con i suoi cannoni. Tu al castello. Voi seguitemi. Ehi, del castello, ascoltate. Vi parlo a nome del nostro capo, Nadir el-Krim, che vi saluta e manda a dire che avete 1 ora di tempo per aprirci le porte del castello. Fa promessa di risparmiare a tutti voi la vita, ma se entro 1 ora non accetterete, la nostra nave aprirà il fuoco e attaccheremo. Occuperemo il castello e avrete saccheggio e morte. Riferite che abbiamo soldati e armi per rispondere al vostro attacco. Avete 1 ora! Hai detto Nadir el-Krim? Sì, Nadir el-Krim. Sai chi è? Un pericoloso corsaro. Nadir. Senti, devi farmi fuggire.
No, no, non ridere. Ti darò tutto quello che vuoi. Sarai ricco. Fuggirai con me e mi ucciderai se non manterrò. Ma io devo andare. E dove l'hai l'oro? Sotto le pietre della prigione? Mi credi così stupido? Che cosa aspettate a prendere a cannonate quella canaglia? Il male è, se così posso dire, che io mi trovo in una condizione di inferiorità perché la mia scorta di polvere da sparo è esaurita. Come dite? Beh, gli ultimi colpi sono stati sparati in vostro onore. E a che vi serve avere un castello se siete alla mercé di un pugno di corsari? Signori, le vostre teste sono in pericolo. Attendo di conoscere i vostri piani. Brutti cani rognosi, che Allah vi faccia morire nella pelle di un porco. Possibile che appena sbarchiamo in un posto vi preoccupate di razziare prima di ottenere la vittoria? È il nostro diritto. È vero. Ma perché i tuoi uomini se la prendono con la gente del borgo che c'è amica? Aspettiamo di occupare il castello. Belle cose accadrebbero se fossi tu a comandare. Basta, meno chiacchiere. Andate ai vostri posti. Bisogna organizzare subito la difesa. Anzi, no. Attaccare. È una saggia regola di strategia. Il duca di Rohan alla battaglia... Ma che duca di Rohan? Non possiamo esporre la duchessa ai rischi di una battaglia cruenta, né a quelli di un bombardamento. Non ci rimane altro da fare che cercare di trattare coi corsari. Mai! Un nobile non patteggia con degli sporchi saraceni infedeli. Si potrebbe acquistare da loro della polvere. Ne hanno sempre in abbondanza. Già, è un'ottima idea. Cretino! Può darsi. E voi calmatevi. Non ho detto che dobbiate essere voi a trattare, caro Visconte, né che i soldi da sborsare siano i vostri, purtroppo. No, manderemo invece il nostro bravo Anselmo e il nostro eccellente Nicola. Essi sapranno condurre questa missione diplomatica con tutto il tatto necessario. È lo stemma del barone. Hanno un aspetto poco eroico. Ma proviamo. Andranno dai corsari. Signori, è un avvertimento. Parlamentari del castello. Falli entrare. Era, salve, Mastro Anselmo. Salve, Nicola. Come sapete il mio nome? Io so tutto. Ma siete il diavolo. Che novità al castello? Che avete da raccontarmi? Il mio signore, il barone di Camerlata, che ha ai suoi ordini 100 soldati. Soldati bravissimi. E molti potenti cannoni. Cannoni potentissimi. Che ancora non sparano. E che vuole evitare un inutile spargimento di sangue. Inutile solo per lui. Vai avanti. La tua voce mi ricorda mio padre in punto di morte. È morto. Le mie vive condoglianze. Il mio signore offre al vostro comandante 1000 scudi d'oro. Oro sonante. Ah, così secondo il vostro padrone l'infanta di Spagna e il castello valgono appena 1000 scudi. Ma di quale infanta parlate? Buffone, lo sai meglio di me. O forse un po' di tortura ti rinfrescherebbe la memoria. L'infanta c'è. Così va meglio. Dite a quel tirchio del vostro padrone che io non voglio un centesimo da lui. Ciò lo farà felice. Però c'è una cosa che voglio.
Aspetto solo che ripetiate che cosa ha detto. Perché non parlate? Perché mi guardate in questo modo? Non hanno accettato i 1000 scudi. Cosa? Non hanno accettato i 1000 scudi. Ma se ancora l'anno scorso si sarebbero accontentati di 500. Già. Ma aumenta tutto. E per togliere l'assedio hanno posto una condizione terribile. Terribile. Insomma, che cosa vogliono? Sua grazia la duchessa. Che? Come? Sì, il capo dei corsari, Nadir el-Krim, il rinnegato, avendo saputo che nel castello si trova l'infanta Caterina, pone come condizione che ella si rechi sola. Sola? L'ho detto, questa sera sulla sua nave. Che? Sulla sua nave? Ma è pazzo! E perché? Beh, pare che voglia trattenerla a bordo della sua nave come ostaggio. Ma è tanto solo, poveretto. Io non capisco. Ma di chi si tratta? Quel cane del rinnegato vuole la duchessa. Come ostaggio? Sì, e in cambio promette salva la vita a tutti. Miserabili serpi, vermi! Come osate riferire una simile infamia? Infamia, certo, è un'infamia, ma intanto il corsaro fa sapere che in attesa delle nostre decisioni farà sparare ogni ora sul castello. E ha mantenuto. Sono pronta ad offrire la mia vita per la salvezza di Sua Altezza. Comandate, cosa posso fare? Ma non è voi che vogliono. Caro giovanotto, se siete pronto a rischiare la vostra pelle, c'è un modo per farlo. Avvertire l'imperatore che, a quanto mi si dice, è una giornata di qui con l'armata. Ma il castello è circondato. Ci sarà modo di uscire. Chiamate subito mia nipote. Lei conosce tutti i segreti del castello. Li seppe da suo padre, mio fratello, che lo ricostruì. Alfiere Vasquez. Bravo. Sono passata in tempo per ascoltare e sapere che ho un vero cavaliere nella mia scorta. Vi ringrazio. E da questo momento consideratevi tenente Vasquez. E quando torneremo a Madrid, tenente, consideratevi mio amico. Baronessina Angela, ho saputo che possedete il segreto per trarci fuori da questa incresciosa situazione. Mi ricorderò di voi e della vostra grazia. Altezza. Spostate la pietra. Troverete nel fondo un passaggio che vi condurrà fino a una galleria. Seguitela. E finirete in aperta campagna, in un punto dove troverete anche dei cavalli. Buona fortuna. Questo uniforme? Mai vista né conosciuta. Non è un alfiere della guardia dell'infante di Spagna? Può darsi. Ma è tanto che non frequento la corte di Madrid. Così il tuo amico è scappato. E dove è andato? Non lo so. Te lo dico io allora. Ad avvertire il re. E dal suo arrivo io sarò già in alto mare. Ritorna al castello. E di che voglio una risposta entro un'ora. Thank you.
Nadir, sei buono, non l'hai ucciso. Beh, non sarebbe stato giusto ucciderlo. Ora corri e tanti saluti ai castellani. Sei un vigliacco, Totun. Ad Algeri faremo i conti. Riconsegnatelo al castello. Inaudito, inverosimile. Uccidono uno degli uomini più fedeli che ho e nessuno si muove. Quella che doveva essere una sosta piacevole del mio viaggio fa di me un bersaglio per i cannoni saraceni e nessuno di voi fa niente per difendermi. Ma noi? Tacete voi! Voi siete un eroe soltanto a parole e nei pettegolezzi di corte. E voi che pur sapendo di dovermi ospitare vi rifiutate di comprare 10 libbre di misera polvere per i vostri cannoni. E voi... soldato di mestiere? Che avete fatto finora? Che cosa fate? Quando penso che mio fratello aveva uomini come voi, mi meraviglio che abbia potuto vincere la guerra. È orribile, altezza. Oh, che calamità. Non piangete, amica mia. Aspetteremo il nostro destino chiuse nelle nostre stanze. Ne usciremo solo se libere o uccise dal veleno che quest'anello contiene. Ci risparmierà l'onta di un saraceno. Veleno? Oh, altezza, io preferisco l'onta. Oh! Non c'è tempo da perdere. Tra poco avremo un colpo di cannone e tra un'ora l'attacco massiccio. Bisogna organizzare la difesa. Moriremo tutti o per mano corsara o di un tribunale dell'imperatore. Noi non moriremo. Ho un'idea. Ascoltate. Che cosa chiede Nadir El Krim? Che sua grazia la duchessa vada sola sulla sua nave. Ebbene, noi manderemo sulla nave un'altra donna vestita come la duchessa con un velo sul viso. E siccome il rinnegato non conosce sua grazia, il nostro inganno non verrà scoperto fino all'arrivo dell'imperatore. Magnifica idea! Ma voi spagnoli siete straordinari, formidabili! Grazie, barone, ma il merito è del vostro grande Machiavelli, di cui io sono un fervente ammiratore. L'arte dell'inganno è alla base della politica. Machiavelli il fiorentino? Allora gli manderò un dono di 100 ducati. Purtroppo è morto l'anno scorso. Che galantuomo. È morto in tempo per farmi risparmiare 100 ducati. Siamo salvi. Ma quale donna manderemo sulla nave? La marchesa di Gredos. La marchesa, povera piccola debole creatura. Ma chi allora? Non ci sono altre dame nel castello? Barone, ma quale scortese dimenticanza. Un'altra dama c'è, la sola che possa degnamente rappresentare sua grazia all'infanta di Spagna. Vostra nipote Angela. Ma siete impazziti! Caro barone, chi è responsabile della salvaguardia di sua grazia? Io, purtroppo. Dunque, se verrà torto un capello alla duchessa, l'imperatore vi farà impiccare. Impiccare? Sì, impiccare! Possa la storia darci una nuova giuditta contro l'Oferro. Altezza, Nadir El Krim vi manda il benvenuto e vi aspetta sulla sua nave. Andiamo.
Acqua. Acqua. E tu chi sei? Credevo fosse un soldato del Ticinese. Il Ticinese? È tuo nemico? Lui mi ha ridotto così. Mi picchia sempre. Aiutami a fuggire. Quando sarò libero ti farò un regalo. Non voglio regali. Se potessi aiutarti lo farei per fare un dispetto al Ticinese. Puoi farlo. E come? Ecco, là c'è la chiave. Prendila e apri qui. Cosa fai qui? Oh. Vieni, presto, per di qua! L'ho preso in pieno! È caduto sulla spiaggia! Lasciatelo, non andrà lontano! أهلاً وسهلاً. اتفضلي يا أميرة. مettetevi pure a vostro agio, Altezza. Vi attendevo con ansia a bordo della mia nave. Che volete? Oh, non abbiate fretta, abbiamo tanto tempo. L'Oriente mi ha insegnato il sottile piacere dell'attesa. Non toccatemi. Come volete. Forse troverete la mia ospitalità troppo modesta, ma sono solo un povero corsaro. Personale proprietà.
Vedo che disapprovate. Ma il vostro disprezzo non ferirà il mio orgoglio. Di cosa siete orgoglioso? Di aver rinnegato la nostra fede e di esservi messa al servizio dei saraceni? Di introdurvi in casa della gente sotto false spoglie e raccontare storie d'amore alle ragazze? Siete ben informata. Chi ve l'ha dato? Era per me. Perché avete preso il suo posto? E voi perché siete venuti al castello? Perché? Sto cercando un uomo che in qualche luogo lungo la costa. Se io mi presento a terra sotto altra veste, è solo per poter trovare lui, non per abusare dell'ospitalità ed offendere voi. E la duchessa, che c'entra? Già, la duchessa. Molto tempo fa, un uomo distrusse la mia famiglia e lo fece nel nome di Carlo V. Il re e la sua famiglia sono responsabili quanto lui. Ecco perché volevo la duchessa sulla mia nave. في راجل طلعناه من البحر وعاوزه. بورتاته لو كوي. Chi è? Vasco, Vasco, devo saperlo. Dimmi chi è. L'ho riconosciuto. Lui mi ha fatto torturare. Si fa chiamare Capitano De Carmona. De Carmona. Vasco. Era mio fratello. Un altro della mia famiglia morto per colpa di Bamberg. Sarete ricondotti al castello domani all'alba. Prepararsi allo sbarco. Quando avrò ingaggiato battaglia con i corsari nel vallone e avrò distolto la loro attenzione, voi, visconte, vi lancerete al galoppo per proteggere Sua Altezza. Buona fortuna. Avanti!
Allarmi! Ci attaccano! Andiamo. Voi avete la colpa di tutto. Riferirò all'imperatore, me la pagherete. Barone senza polvere. Via. Ah! Io non capisco. Gli spagnoli spadroneggiano, svizzeri e tedeschi fanno il loro comodo. Bianchi e neri sbarcano, saccheggiano, uccidono. E chi ci va di mezzo? Noi poveri italiani. Nessuno mi ha recato offese. Ne sono convinto, mia cara. Là sono stata trattata con quel rispetto che qui non ho mai conosciuto. Lo spero, ma per quanto sia vero, come spiegarlo alla gente? Tutti sapranno di questa dolorosa vicenda. Che non mi tocca. Ti credo, ma è sempre una dolorosa vicenda. E agli occhi del mondo tu oggi sei una fanciulla, come dire, compromessa. Ma il capitano è un gentiluomo e si è offerto di sposarti. Non lo sposerò mai, capite? Mai! Ha detto di no. Nell'attuale situazione dovreste sentirvi lusingata di accettare il mio nome. Il vostro nome? Quale nome? Non è me che voi volete, ma il castello e le terre. Se respingete la mia proposta, ve ne pentirete per tutta la vita. E non vi resterà altra scelta che il convento. Fa un piccolo sforzo, cara. Lo faccio anch'io. No, mai. Come volete, ma vi assicuro che dal convento non uscirete più. La carrozza di sua grazia la duchessa sta rientrando al castello con la sua scorta. Com'è possibile? Ne sei sicuro? Sì, signor barone, la carrozza si sta avvicinando. Ma da questa parte troveranno i corsari. I corsari sono al borgo. Abbassiamo il ponte prima che se ne accorgano. Signor barone, un altro pranzo?
Un uovo sodo. Signor barone, una bella notizia. L'ho vista io. Ritorna alla carrozza di sua grazia. Preparo un altro discorso. Cretino! Può darsi. Questa volta li avremo in trappola! Ancora tu, astrologo! Guarda cosa ti do! Cacciali via! Collane! Datemi collane! Cretino! Appena dentro abbassate il ponte! Stavolta al saccheggio! Guardie a me! Addosso! Morto. Scusa. Tutti alla nave!
Prendetelo! Non andate! Non possiamo lasciarlo solo! Attento! Nadir! Inseguitelo! Prendetelo! Inseguiteli! Capitano! Arrivano gli spagnoli! Che succede? E i rinforzi? Arrivano! Signor barone! Signor barone! Arriva l'imperatore! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Chi è il barone di Camerlata? Io, Sacra Maestà. Come mai non vengono presi a cannonate questi corsari in fuga? Cannonate? Venga, ma non abbiamo polvere, Maestà. La mia spada è come sempre a servizio di Vostra Maestà Imperiale. Un soldato mi ha portato il vostro messaggio. Arrivo in tempo. Non preoccupatevi, siete in salvo. Ma voi siete ferito. Ah, niente di grave. Lasciatemi fare. Ora andrà meglio. La vostra dolcezza mi fa bene. Grazie. Ma cosa avete? I miei uomini se ne vanno. Senza di voi. Forse mi credono morto, o forse Tatun si è vendicato di me. Ma potete raggiungerli, vi mostrerò un'uscita segreta. Venite presto. E dovrei rinunciare a punire il mio nemico. Sì, rinunciate. Dovete salvarvi. Maestà, tutto questo abbiamo fatto per evitare un sanguinoso conflitto con i corsari. Conflitto che avrebbe messo a repentaglio molte vite e in primo luogo quella preziosissima di sua grazia, la infanta. Avete parlato sorella. Troppo, barone, dimenticando la cosa più importante. Avete avvertito mia sorella del mio arrivo? Dov'è? In questo momento sua grazia è... Dov'è? È nelle mani dei corsari. Sì, maestà. Il barone non ha il coraggio di dirvi la verità. Solo io, che sono un soldato, voglio dirvi il vero. Sua grazia è nelle mani di Nadir El Krim. Ma allora perché ha attaccato la mia carrozza? Perché ha preso le mie guardie per poi portarmi qui? Vostra grazia, le azioni di un corsaro sono come il tempo di marzo, incoerenti. Uomini e corsari, chi li capisce è bravo. Perché poi Nadir El Krim ha fatto tutte quelle storie per avervi a bordo della sua nave? Cosa avete detto? Aveva chiesto che io gli venissi consegnata sulla nave? Come, non lo sapevate allora? Mentre voi eravate chiuse nella vostra stanza, la povera Madamigella Angela si sostituiva a voi per andare sulla nave. Secondo me è stato un intrigo di qualcuno al castello. Una cosa ignobile. Se c'era una persona che doveva sacrificarsi per la duchessa, ero io. E voi, Visconte, sapevate nulla di tutto questo? Sì, vostra grazia, sapevo. Ma fu per la vostra salvezza e il vostro onore. Visconte... Il mio onore si difende con la spada, se necessario, non con l'inganno. Povera ragazza, che infamia. Rosa, in qualità di infanta di Spagna, sorella dell'imperatore, vi prego di condurmi al castello. Ma... Anzi, ve lo ordino. La colpa è di costui. È il barone che con la sua avarizia mi ha privato dei mezzi necessari al combattimento. Che cosa dite, capitano? Non posso credere alle vostre parole. Chiedete al barone. Vi siete fatto assalire dai corsari privo dei mezzi di difesa? Oh, no, mi hanno assalito loro. Io ero contrario. Questo vi dimostra, maestà,
che il castello nelle mani del barone è un punto debole nel vostro schieramento. Mentre se fosse comandato da un vero soldato... Non lo dimenticherò. Allora, dov'è questo corsaro? Aprite questo. Al fondo della scala troverete un passaggio che vi condurrà fuori dal castello. Angela, vi prometto che ci rivedremo. Non ci vedremo mai più. Non capisco. Mi nascondete qualcosa? Cos'è? Che cos'è? Devo... Continuate. Cosa c'è, Angela? Devo entrare in un convento. Ah, capisco. È così che De Carmona può vendicarsi. E cosa fate? Vi prenderanno! Non importa, non posso lasciarvi. Vado a chiedere giustizia per voi e per me. Possa tu riaccogliermi nella tua grazia, oh Signore. Affido la mia spada nelle tue mani, perché tu possa usarla come strumento della tua giustizia. Basta con le parole, bisogna salvare mia sorella. Il corsaro Nadir El Krim sarà presto nelle nostre mani. Il castello è circondato e lui stesso è praticamente prigioniero. Non potrà fuggire e dovrà renderci sua grazia. Tra poco il corpo del rinnegato penderà da una forca sugli spalti del castello. Capitano, che cosa aspettate a trascinare qui quell'uomo? Eccomi! Prendetelo! È lui, il rinnegato! Fermi! Chiedo a vostra maestà di ascoltarmi. Vengo qui di mia spontanea volontà. Lasciatelo. La mia spada è vostra. Io sono Paolo di Valverde e accuso quest'uomo di essere un assassino. Maestà, ordinategli di tacere. Non posso permettere che un traditore ardisca di insultarmi. Quest'uomo ha il diritto di parlare. Sorella mia, sono felice di vedervi sana e salva. Anch'io, sire. Adesso ditemi la ragione del vostro intervento a favore di quest'uomo. Maestà, quali siano le sue colpe e i suoi torti, io non so. Per ciò che egli stesso ha detto, ha subito gravissime offese, oltretutto fatte nel vostro nome. Ma stamani si è dimostrato molto generoso con me quando ha catturato la mia carrozza. Mentre qui si ordivano inganni e si sacrificava un innocente, a mia insaputa. E nessuno di loro ha saputo dare la sua vita per proteggermi. Per questo, mio sire, stimo quest'uomo degno di parlare. Parlate, dunque, se siete sicuro di poter sostenere le vostre accuse. Grazie, maestà. Quest'uomo che si nasconde sotto un altro nome è in realtà Ugo Van Berg. Ha commesso ingiustizie e crimini nel vostro nome, ha distrutto la mia famiglia. E l'ultima vittima fu mio fratello. Maestà, spero che non vorrete credere a queste calunnie. Maestà, io ero presente quando è morto il fratello del conte di Valverde. Ho sentito le sue ultime parole. Quest'uomo è veramente Ugo Van Berg. Era fratello di Nadir, il prigioniero? Sì. Lui lo ha torturato, lui lo ha ucciso! Perché lo avete fatto? Cosa vi lega ad Ugo Van Berg? Maestà, io... Voglio la verità, altrimenti sarete impiccato. La verità, ho detto! Voi sapete e dovete parlare!
La verità! Sì, è lui. Ugo Van Berg. Voleva le ricchezze del castello di Valverde. Fu lui a uccidere il conte e a gettare in prigione il ragazzo. Aveva falsificato un'ordinanza di vostra maestà. E allora la forca sarà per lui. È fuggito! Corre verso il cortile! Paolo! Paolo! Lasciatelo! Paolo! Che nessuno si muova. Il Dio ci darà la sentenza. È stato un viaggio avventuroso. Se penso che ora potresti essere prigioniera di questo corsaro. Però. Thank you.
purché non ritornino. Ma se tornassero, faremo un altro pranzo. Oh no, ci sarà un pranzo, ma di nozze. Via, via, ragazze, su, andiamo. Svelte.